Il rischio che cogliamo è quello che il giovane in qualche modo si isoli, tagli dei ponti nella relazione o con i pari o col mondo degli adulti e che si rinchiuda in un mondo dove poi né l'amico né il genitore e l'adulto di riferimento possa più accedere. In Italia oggi oltre il 78% dei bambini tra gli 11 e i 13 anni usa internet tutti i giorni, età che si abbassa, secondo una recente ricerca, sempre di più, con la giornata dei più giovani che ruota in gran parte attorno a questo universo digitale tra video, social e videogiochi. Mediamente sono oltre 5 le ore passate online. Un quadro che impone di confrontarsi con quella che è stata definita salute digitale, tema affrontato a Pistoia nell'incontro che, promosso da Fondazione CESVI, gruppo incontro con il contributo di Intesa San Paolo, ha messo a confronto operatori ed esperti del settore presso Toscana Fair. Che problematiche avete riscontrato nell'abuso di strumenti digitali nei ragazzi? Ma ci sono degli indicatori che hanno a che vedere con la perdita di interesse per le attività più comuni, che hanno a che vedere con le relazioni, situazioni di isolamento, ci sono difficoltà di concentrazione, si possono notare in alcuni casi quando viene impedito l'utilizzo dei veri e propri sintomi, insomma, che potremmo definire quasi astinenziali. One Life, i giovani nell'epoca dell'iperconnessione, il titolo del convegno che in chiave propositiva ha proposto agli adulti un vero e proprio manuale, uno strumento per sopravvivere in questo mondo digitale e riuscire a capire, spiegare dagli stessi ragazzi che hanno partecipato al progetto denominato appunto Salute Digitale, il loro stesso linguaggio e termini come ad esempio trolling, cringe, ghosting. L'aspetto più interessante del progetto è stato proprio quello di creare dei ponti, delle relazioni, dei legami proprio fra le nuove generazioni e i cosiddetti boomer, e quindi anche il manuale è proprio un'operazione di questo tipo. Il progetto ha quindi prodotto, partendo dal mondo digitale, dei giochi da tavolo tradizionali. L'idea è quella di volgere in positivo questi nuovi strumenti. Far cogliere al ragazzo, all'adolescente, tutto, come dire, il potenziale creativo che nello strumento, nell'utilizzo del canale e della rete c'è di fatto.